che è venuto qui in studio e ci parlerà di questo argomento, che cari amici è uno nuovo, si chiama Giorgio Cerquetti ed è qui con me in studio. Ciao Giorgio. Allora, sono nuovo nel senso che sono eterno come ognuno di voi e venire in studio, la prima cosa che mi viene spontanea è di ringraziare a nome mio e a nome di tutti chi in studio ci viene tutte le domeniche, che è Giorgio Medail, quindi grazie Giorgio. Grazie al pubblico di Totem, grazie a RTL, grazie a tutti, insomma, cari amici. Tra l'altro Giorgio ci ha portato qui un libretto molto interessante con un titolo siffatto che adesso vado a leggervi. La prossima vita, puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione, corretto? Sì, io per ho avuto ricordi di vite passate da bambino, per quasi 50 anni della mia vita ho parlato di vite precedenti, poi ho pensato, visto che si parla molto di vite precedenti, perché non programmiamo la prossima? Programmiamo i viaggi, le vacanze, gli studi, i traslochi, la carriera, le relazioni, e allora mettiamoci a programmare anche la nostra prossima incarnazione. Male che va, se dopo la morte non c'è niente, un altro programma in fumo, però se invece c'è qualcosa, chi ha programmato, chi si è organizzato bene, si trova molto molto avvantaggiato. E siccome Totem è un pubblico di persone giuste, parliamone. Parliamone qui a Totem questa sera, come programmare la prossima vita. Qui chiederemo a voi ovviamente di dire le vostre opinioni, di chiedere dei consigli a Giorgio Cerquetti, 102.5. Amici, qui come in studio c'è Giorgio Cerquetti, autore di un libro dal titolo La prossima vita, sta per uscire questo libro, puoi programmare consapevolmente la tua prossima incarnazione. Allora, la prossima vita? Guarda, io voglio parlare tutta la trasmissione della prossima vita. Un argomento a favore questo: ci avete fatto caso che quando incontrate persone sconosciute da soli, in gruppo, certi vi sono subito simpatici e certi meno simpatici? Per certe persone avete un'attrazione immediata e con certe persone nascono quello che si chiamava o colpo di fulmine allora, perché non si capiva perché questa attrazione immediata. Perché noi con molte persone abbiamo dei rapporti dalle vite precedenti, cioè possiamo chiamarle relazioni, amori, anime gemelle, collegamenti, ma esistono e vanno coltivate, perché magari cambiato il corpo, giustamente se è reincarnazione, cambiato il nome, possono cambiare anche i sessi. Un uomo e una donna si rincontrano dove lui ha preso un corpo femminile e lei maschile, e magari si invertono le parti, però il collegamento c'è. E quindi riguardatevi con l'ottica della reincarnazione, guardatevi intorno e scoprirete che molte persone le conoscevate già e le conoscevate molto bene, perché l'intimità, quella profonda, lascia delle tracce, dei segni che possono essere portati anche in una vita successiva. Quindi amori, se avete qualcuno, c'ha qualche racconto da dare, sì, è molto fatelo. Bello, perché poi se è l'effetto domino, no? Quando uno racconta, poi gli altri gli si risvegliano ricordi simili, ma di questi amori collegati vita dopo vita. Amori karmici, quindi bellissimi amori karmici, bellissimi. Per cui in qualche modo, poi lo vedremo magari più avanti, è anche possibile forse proiettarci verso il futuro, perché poi noi siamo in viaggio in questa nostra esistenza, in questa nostra eternità, fuori dallo spazio e dal tempo, a volte ci incarniamo nel tempo, a volte ne usciamo, però con noi condividiamo con assolutamente compagni di viaggio da più di una vita, quindi oltre lo spazio, oltre il tempo. Amore vuol dire amors, che non muore. L'amore va oltre la morte, la vita, la reincarnazione e la rinascita. 02 25 15 15 per le vostre telefonate, per i messaggi SMS 349 349 1025. Giorgio Cerquetti qui in studio con me, cari amici, tutti voi che ci state mandando messaggini. Tra l'altro Triade 71 dice: io voglio ascendere, non mi va più di rinascere. Beh, vi amo, bellissima l'idea della rivista, così dice Triade 71. Però c'è in collegamento anche Alessio, vediamo che cosa deve dirci. Ciao Alessio. Là, ciao a tutti, buonasera. Eccoci caro Alessio, che ci vuoi dire di bello? Mi ha colpito, ho acceso la radio da non più di 5 minuti e mi ha colpito questa cosa che diceva prima Giorgio Cerquetti, sì, cioè del fatto che forse alcune persone che incontriamo nella nostra vita le avevamo già incontrate altre volte. A te è capitato di vedere qualcuno che ti ha ricordato qualche cosa senza pensarci sopra, così intuitivamente?
Ma diciamo che anche se questa storia che vi sto per raccontare non ha forse un lieto fine, rapido, mi sembra che sia un po' particolare, nel senso che 3 anni fa io ho incontrato una ragazza che si chiama Manuela e dal primo momento che l'ho incontrata ho sentito delle cose strane, come se appunto quella persona mi fosse appartenuta. E questa cosa è andata avanti nel tempo e c'è stato anche un periodo in cui ci siamo frequentati, eccetera. Però adesso purtroppo lei si sta per sposare con un'altra persona, quindi non c'è assolutamente lieto fine, ecco. Però, come dire, ciò che sento per lei è un qualche cosa di davvero incredibile. Ed è questo quello che conta, però sentiamo la voce di Giorgio Cerquetti, Alessio. Allora, io ho incontrato diverse persone che io conoscevo nelle vite passate e anche loro avevano questa impressione. Con una mi sono sposato, si chiama Vetulia, stiamo bene insieme, abbiamo proprio ricordi di vite passate. Altre persone che ho incontrato, alcune donne giustamente hanno sposato degli altri, perché poi noi non è che nella vita passata abbiamo incontrato una persona sola, abbiamo avuto tante relazioni e poi tante vite. Il segreto è non perdere di vista il legame chiamato karmico, il collegamento di amore che va oltre la morte, oltre lo spazio, oltre il tempo. E questo incontro deve far capire ad Alessio, a tutti noi, che, no, che questa non è l'unica vita, non finisce tutto qui, c'è qualcosa che continua e dobbiamo augurare a noi stessi e agli altri di avere memoria di questo continuo, perché questo continuo è la vera vita, la vera forza. E noi andiamo dalla nascita alla morte, la vita non è l'opposto della morte, la vita c'è prima della nascita, dalla nascita alla morte e anche dopo la morte, quindi stiamo tutti attenti perché siamo eterni. Siamo eterni, come sono splendidi i messaggi che ci stanno arrivando. Allora vi ripeto, 02 25 15 15 per le vostre telefonate, per gli sms. Ascolto di Totem, abbiamo Giorgio Cerquetti qui con noi in studio e stiamo parlando di vite future, anche oltre alle vite passate. Tanto è vero che c'è questa nostra ascoltatrice che dice: cari due Giorgi, questa notizia della rivista Totem, stiamo parlando della rivista Totem, il mensile che uscirà dal 5 maggio, è una cosa bellissima, ci voleva proprio, ma a proposito di prossima vita, quanto influisce sulla prossima quella passata? Ai 15 secondi, perché poi abbiamo Claudia. Influisce perché c'è un filo conduttore nell'eternità che è mosso, in India dicono, dal karma, cioè da quello che noi abbiamo fatto, ognuno raccoglie quello che ha seminato, dai nostri gusti. Per cui quello che abbiamo fatto più i nostri gusti presenti creano il futuro, quindi il futuro è passato più presente più la nostra creatività. Claudia, ci sei? Sì, pronto. Ciao cara Claudia, che ci racconti di bello? Ciao, innanzitutto una serena nottata a tutti. Bello, io mi ricollego al racconto che ha fatto l'ascoltatore Alessio, precedente. Sì. Sì. 10 anni fa ho incontrato un ragazzo, è stato istantaneamente un amore folle, poi lui si è sposato, ha avuto un figlio. Nonostante questo, a distanza ancora di 10 anni, noi siamo sempre fortemente in contatto ed abbiamo la consapevolezza che è come se le nostre vite girassero attorno alle nostre due anime, come due spirali che si rincorrono. E quindi questa cosa secondo me fa capire che bisogna veramente guardare oltre, guardare quello che c'è nell'invisibile, non quello che si ha davanti. Brava. Agli occhi. Brava Claudia, aggiungo, adesso passo subito a Giorgio, che esistono delle alchimie profonde che ci legano noi a tutto quello che esiste, alle persone, agli oggetti, agli animali, alle montagne, agli alberi, e noi dobbiamo sentire, lavorare su queste alchimie, queste attrazioni o anche le pulsioni. Giorgio. Ma io l'unico appunto da fare, un bellissimo racconto, l'amore non lo definirei quello lì folle, ma karmico, cioè introdurrei, per chi non conosce questa parola, karma, karmico, cioè sono continuazioni, è amore che continua, magari cambia i luoghi, le circostanze, ma l'amore continua, e anche se due non stanno insieme come prima, però hanno questo canale energetico, questa comunicazione
di re telepatica, energetica, sottile, che ci accompagna. Quindi tutti quelli che hanno questi feeling, queste emozioni, questi sentimenti, non li devono chiamare pazzia, folle, stranezza. È reale, molto molto reale, ed è molto possibile. Pensa, ti leggo questo messaggino molto bello di Maria che dice: sono una ragazza di 24 anni e amo un uomo di 55, la differenza è grande ma non si sente, basta uno sguardo per capirci, è la mia anima gemella e adesso che l'ho trovato non voglio assolutamente perderlo. Questo è bellissimo. Perché è bello? Perché significa che fuori dallo spazio del tempo l'amore è una cosa gigantesca, una bomba che scoppia e che non ha confini di nessun genere. Giorgio Medail, Giorgio Cerquetti qui in studio con me, tanti ascoltatori. Ti voglio dire, ma mi rispondi in maniera velocissima, un ascoltatore fra i tantissimi che riceviamo dice: finitela con tutte queste beep, la vita è fatta di né di karma né di alchimie, solo lottando si ottiene quello che si vuole, dice Nico. Si mette l'elmetto in testa e combatte, lotta e confligge con tutti. Allora, di positivo c'è che lui qualcosa vuole, quindi esprime i desideri. Che fare? Se la prossima vita non c'è, non c'è. Però molti hanno ricordi di vite passate, allora con la stessa logica ci deve essere una futura, allora è meglio parlarne, come stiamo facendo adesso, con amore e serenità. E aggiungo anche, senza conflitti. Guardate che qui non stiamo parlando mai di conflitti, cioè non ci permetteremo mai di dire a uno che non è d'accordo, che dice delle beep. Attenzione, qui stiamo parlando e stiamo soltanto parlando tutti insieme, crescendo tutti insieme, vivendo sulle esperienze che tutti noi, tutti voi state facendo. È il momento di sentire la voce di Elena. Ciao Elena. Enza, scusa, Enza. Enza, scusami Enza, ciao cara. Vorrei sapere se gli spiriti sono tutti ugualmente antichi o se vengono creati a ondate successive. Ancora industrialmente. Sì, no, secondo me sono eterni, cioè la nostra vita non ha mai avuto inizio, la nostra vita non avrà mai fine. E aggiungerei che secondo le statistiche, su 6 miliardi e mezzo di abitanti, chi crede alla reincarnazione è più di quelli che non ci credono. Cioè, negli ultimi 50 anni in Europa, in America, quasi il 40%, senza che ci fosse una filosofia che fa promozione dell'idea, crede nella reincarnazione, e molti, come dicevo prima, ricordano. Quindi teniamone conto che molti ricordano, hanno ricordi, molti amori. Appunto, la ragazza ha detto: a noi ci basta uno sguardo. L'altro dice: un amore pazzesco, perché pazzesco vuol dire una cosa fuori dal normale, straordinaria. Ci sono innumerevoli esempi di legami quotidiani, affetto, inspiegabili, incontri, coincidenze significative. È tutto uno scorrimento da passato, presente e futuro senza interruzione. Ci sono alti e bassi, momenti in cui la visione non è chiara, ma l'amore alla fine riappare e ci rende felici. Sì, io poi voglio aggiungere che, come dicevo prima all'inizio, noi con i nostri sensi, e lo dico a tutti quelli che dicono: io non credo, credo solo a quello che tocco, intercettiamo solo 4% di quello che esiste. C'è una straordinaria, un'enormità di cose che vibrano a frequenze talmente alte che noi con i nostri poveri 5 sensi, cioè il 96% della realtà secondo i fisici più moderni, non riusciamo a intercettare. Quindi è una realtà sottile che piano piano impariamo ad intercettare, ma che c'è, è lì, è fisicamente dimostrato che c'è, è lì, e in quel luogo ci sono tutta una serie di cose che noi non immaginiamo nella maniera più assoluta. Di cui è meglio tenere conto. No, dice: buonasera, tanto amore, buona energia a tutti, vi ringrazio di esistere, mi sono aperti molti mondi nuovi con voi, da anni che vi ascolto e mi sento preso da un qualcosa che non vedo e che mi dà energia e la spinta per andare sempre avanti, senza voltarmi. E mi sento come aiutato da qualcosa, dice questo nostro ascoltatore. E allora forse abbiamo anche delle energie intorno a noi che ci aiutano, forse quelle cose che non vediamo, quelle energie, quegli spiriti, fra virgolette, così come li chiamavo un tempo, ci aiutano a volte. Sì, aiuta anche chi dice: mando il mio amore, la mia buona energia a tutti gli esseri viventi del pianeta Terra. Ci sono molte persone nel mondo che fanno questa meditazione, quindi tu non sai il mittente, però ricevi amore e buona energia che ti aiutano a vivere meglio. Sentiamo adesso la voce di Fabio. Ciao Fabio. Buonasera, sono Fabio. Eccoci caro Fabio. Chiamo dalla provincia di Latina. Siamo qua, tutto orecchio.
Volevo parlare a proposito di vite passate, sì, con Giorgio, suo ospite. Sì. Io ho una cosa curiosa che mi è successa. Da quando, all'incirca 10 anni, quando prendevo un foglio a quadretti, a matematica, disegnavo come una ragnatela stilizzata, ripetuta molte volte di seguito. Ma così, naturalmente, senza pensarci. Non ho mai saputo spiegarmi che cos'è. Un paio di anni fa sono andato in vacanza con mio figlio a Pestum, giù di lì. Leggendo le cose pubblicitarie ho trovato una cosa di Padula, di una certosa che stava sopra Benevento. E ho detto a mio figlio, andiamo. Così. Ho detto, andiamo a visitare sta certosa. Abbiamo fatto praticamente una deviazione di 40 km. Curiosando dentro la chiesa, eccetera, passando la certosa, con mio figlio mi fa, dice, ma papà, sei stato qui? Perché? Guarda questo pavimento, è esattamente come lo fai tu. Quindi hai trovato questo motivo che ti era nella mente, non ne capivi il senso per tanto tempo e poi l'hai visto disegnato da qualche parte. Cosa può essere, Giorgio? Sono che noi magari non ricordiamo di una vita di 80 anni, 80 anni in tutti i dettagli, però abbiamo delle tracce, dei ricordi, delle visioni, abbiamo dei talenti o dei blocchi mentali, delle negatività che riaffiorano nella mente cosciente della vita successiva. Quindi in questa vita, quella presente, possiamo avere casi come il tuo. Ci sono innumerevoli oramai, soprattutto in America, ci sono diverse università che conosco, la West Virginia da 50 anni, prima col professor psichiatra Stevenson, adesso col professor Tucker, hanno studiato migliaia di bambini che ricordano nei dettagli, come te, che segnalano qualcosa che non potevano conoscere. Il caso tuo è il più bello perché tu ti ritrovi portato dal tuo intuito là dove c'è qualcosa che ti fa capire di un legame che non è spiegabile in questa vita, quindi un'altra prova in più. Giorgio Cerqueti nel tuo libro che sta uscendo in questi giorni, edizioni OM, edizioni... Oh. Diciamo, leggo questo messaggino di Zao, che sono sempre splendidi poi tra l'altro i messaggi di Zao, e dice, sì, l'amore non ha confini di nessun genere, è questo, mi chiede Medai, l'uno dei tuoi segreti, grazie per la condivisione, dice Zao, sì, non è un segreto, non è un mio segreto, è una cosa che tutte le persone che sono andate un pochino avanti nella propria evoluzione sanno, l'amore è una cosa universale, è quello che tiene insieme questo universo enorme in cui noi viviamo, l'amore è il punto a cui noi tendiamo, è la cosa più importante. Chi cammina nella via dell'amore porta ad una evoluzione di se stessi, chi non lo fa invece torna indietro, quindi buttate via i conflitti, questa è la regola per vivere bene, attenzione, buttateli tutti via perché altrimenti non potete percorrere una via di crescita, percorrete la via dell'amore, che è l'amore con tutte le cose che vi circondano. E adesso passiamo subito la parola a Tucano. Ci sei, Tucano? Ci sono. Eccoci, carissimo voi. Tucano, un bel nome, un nome curioso. Grazie. E allora che siamo tutti orecchi. Allora, un abbraccio a tutti e volevo ringraziarvi di questa opportunità di fare questa domanda. Io volevo sapere l'interazione tra karma e sincronicità e come influire sul karma in base alle scelte. Io parlo delle scelte importanti. Certo, uno se fa delle scelte buone influisce bene, se le fa cattive viceversa. Giorgio. Allora ti parlo sia per esperienza mia personale diretta dopo anni di vita in questa vita, sia in base agli insegnamenti dell'antica filosofia indiana che io seguo. La sincronicità viene grazie alla pace mentale. Detto in altre parole, quando uno ha raggiunto la pace mentale, cioè quando i pensieri e le emozioni sono in armonia, tutto scorre, tutto fila, tutto avviene. E quindi il karma, che è l'insieme delle azioni e reazioni, il divenire, diventa molto più facile. Quindi se tu raggiungi la pace mentale, poi pensi una cosa, la immagini e poi lasci che avvenga, quindi è pensa, immagina e lascia che avvenga, avviene. Quindi dopo aver pensato, dopo aver immaginato, senza ansietà, lascia che avvenga, questa è la formula del miracolo, della meraviglia. Tutto avviene se noi gli diamo energia in termini di pensiero ed emozione.
C'è anche questo bellissimo messaggino di Giovanni che pone una questione, dice: la memoria esiste solo nelle cellule cerebrali. Dove sarebbe la memoria di una vita precedente se il corpo è un altro, dice Giovanni. Di dai tu una brevissima risposta, poi ci voglio tornare sopra anch'io. Noi abbiamo un campo energetico costituito da 7 vortici che sono come floppy disk oramai dei computer, che si chiamano chakra, che in sanscrito vuol dire vortice energetico. Pensa che i premi Nobel l'hanno preso sia quelli che dicono che c'è solo il cervello con i suoi neuroni, e l'hanno preso altri scienziati che parlano della mente, cioè il cervello è specchio della mente. Le cose avvengono prima nella mente e poi si riflettono nel cervello. Quindi c'è una memoria extracorporea di cui il corpo è l'ultimo passaggio. A cui il corpo in qualche modo attinge. RTL 102.5, mezzanotte, 5 minuti, 49 secondi. Cari amici, siete all'ascolto di Totem. Come inizia adesso la seconda ora, il tema lo sapete, parliamo della prossima vita, di questa vita, della prossima vita. Abbiamo parlato molto degli amori, gli amori karmici, gli amori che ci fanno riconoscere anime gemelle nel passato e perché cosa è successo prima che ci fa riconoscere immediatamente queste attrazioni inspiegabili anche razionalmente. Stiamo parlando di tante cose con voi, soprattutto perché voi avete una grande cosa straordinaria: mettete a disposizione di tutto il circuito del vortice di Totem il vostro vissuto, la vostra vita, ed è un regalo che ci fate a tutti, ed è un regalo anche quello che ci fa Cristina in questo momento. Ciao Cristina. Ciao Giorgio, eccoci carissima. Cristina, chiamo da Firenze, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiara, Cristina. Benissimo, io intanto volevo condividere con voi la buona energia che emana questa trasmissione tutte le domeniche e vi ringrazio tantissimo. Oggi c'è direttamente Giorgio Cerquetti, anche lui il pilastro della buona energia. Esatto. Allora la mia domanda è questa: chi è consapevole del fatto che esiste una vita precedente e ci sarà probabilmente una vita successiva, come può agire oggi per portare con sé le caratteristiche positive o perlomeno che sente per se stesso che gli appartengono e gli piacciono, anche perché magari sono frutto delle esperienze fatte in questa vita e del livello di conoscenza acquisita? Ecco, come programmare e trasferire queste parti di se stesso che vuole conservare e portarlo nella prossima nella vita, questo patrimonio buono, Giorgio? Allora, la chiave è riconoscere il proprio potere personale. In un altro libro che ho scritto, Il potere della mente positiva, c'è una frase che, se te la vuoi scrivere, è questa: io ho in me tutte le qualità e tutte le risorse per soddisfare i miei desideri. Cioè, fino a quando non riconosciamo che già dentro di noi ci sono le qualità e le risorse per realizzare i nostri desideri, cercheremo sempre fuori da noi l'aiuto, il sostegno è già dentro di noi. Dobbiamo saper fare scorrere, fluire l'amore, la buona energia, le emozioni belle, i pensieri belli, perché tutti possiamo creare in modo molto positivo, in modo molto piacevole, in modo così gioioso. Possiamo farlo. Allora vivere diventa un'arte, non saremo più tra vivere e sopravvivere, ma vivere con gioia. E quindi l'arte di vivere diventa la nostra vita quotidiana, diventeremo tutti artisti di noi stessi, invece di fare i quadri, che vanno bene, le statue, le musiche, le canzoni. Il nostro capolavoro sarà la nostra stessa vita, quindi riconosciti come creatrice della tua realtà. Poi vi leggerò qui alcune domande che Giorgio suggerisce di farvi e di rispondere con circa 10 righe, e sono domande importanti per programmare la propria vita futura. Anzi, mentre le leggi poi risponderò mentalmente, e fatele anche voi, perché fatelo questo anche va voi. Bene per tutti. Perché è un bel esercizio, dobbiamo rispondere con risposte brevi che non superino le 10 righe. Quindi come si fa? Bisogna ascoltare le domande e farsi subito il flash, il primo flash che viene, ok? Vediamo. Ti piacerebbe rinascere nello stesso posto dove sei nato in questa vita, e se sì, perché? Tac, io so che molti hanno pensato. E poi passiamo a un'altra domanda: rinasceresti uomo o donna? Perché uomo o perché donna? Mi siete dati una risposta, è la prima quella che conta, la prima che viene in mente. Hai mai pensato di rinascere animale? E se sì, quale? Tac. Hai mai pensato di rinascere su altri pianeti? E questo,
Che attività ti piacerebbe svolgere? Esprimiti liberamente, dando spazio all'immaginazione. Vediamo, chissà quanti hanno un talento nascosto e che vorrebbero esprimere magari in una prossima vita. E quindi questo serve per preparare la prossima vita. E ancora, esprimi liberamente quello che pensi dell'eternità. Sei contento di essere chi sei adesso? Hai paura della vecchiaia? Hai paura della morte? Ti piace parlare di reincarnazione? Ti va di parlare con gli altri della tua prossima vita? E se sì, perché? Dirai a qualcuno che hai fatto questo esercizio di programmazione? Che cosa pensi di queste domande? Ecco, queste sono alcune domande che Giorgio suggerisce, importanti. Sì, io dico di mettere a pagina 113 di questo libro, che troverete se non mi scrivete joe.cerquetti@libero.it, se non lo trovate ve lo mando volentieri. Bisogna scrivere le risposte, mettere in una busta e mettere da parte. Dopo 3 mesi rifare l'esercizio e mettere da parte. Dopo 1 anno, cioè ogni 3 mesi, 4 volte all'anno, rileggete tutto. Ogni volta, ogni 3 mesi, quando scrivete, non guardate. Magari una volta volevate nascere in Italia, una volta no. Una volta uomo, una volta donna. Però se senza rileggere rispondete sempre le stesse cose, allora un desiderio sta nascendo dentro di voi. Io devo dire che quando tu hai detto altri pianeti, anch'io rispondo, ho scritto il libro, ma anche quando hai detto altri pianeti mi è venuto un po' un flash, chissà da fare totem su qualche altro pianeta che effetto ci potrebbe fare, no? Allargare totem galattico, totem interplanetario su una lunghezza d'onda che contemporaneamente viene presa da innumerevoli civiltà di altri mondi, di altri tempi e di altre galassie. Perché pensate che intorno a queste persone, queste figure visibili che siamo noi, a quelle invisibili, ce ne sono tantissime da altre dimensioni che partecipano a questo vortice che stiamo facendo e creando in questo momento. Siamo insieme, ma non siamo solo noi fisicamente qui, ma sono tantissime altre persone. Adesso poi vi leggerò dei bellissimi messaggi che sono arrivati, adesso saggi, le vostre testimonianze bellissime. C'era Francesco che voleva intervenire. Ci sei, Francesco? Francesco? Francesco, se ci sei, batti un colpo, anche 2. Forse ha già lasciato il pianeta. Si è già reincarnato. Richiamare Francesco, nel frattempo ti dico, un primo messaggino, questo è divertente, 4 ragazzi dicono noi abbiamo risposto che vorremmo rinascere 4 donne perché dicono che così avrebbero trovato il modo di fare i soldi. E questa qua è una battutaccia. No, è spiritosa, però già dall'idea che ci stanno pensando. C'è Francesco, sì o no? Francesco? Francesco, ci sei? Sì, buonasera. Eccoci, a tutti voi. Vai Francesco, vai con la tua domanda. Sì, io ho da porre una domanda alla quale non riesco a dare una risposta da un po' di tempo in qua. Uh-huh. A me spesso è capitato di incontrare una persona e dire io quella l'ho già vista. Sì. Di essere in un posto e dire io qui ci sono già stato, certo. Magari di andare a cercare il particolare di quel posto per vedere se effettivamente nella mia mente si ripercorreva quella strada, o di andare a parlare con quella persona che avevo incontrato, che pensavo di aver incontrato un'altra vita passata. Mi succedeva spesso fino a 4 mesi fa, finché non ho perso mio figlio. È da allora che io non riesco più ad avere questi incontri. Perché? Beh, certo, questo trauma enorme di aver perso, ma non l'hai perso, è perché tuo figlio ti è vicino, questa persona, ma io mi rendo conto che cosa rappresenta il vuoto enorme della perdita di una persona amata, io mi rendo conto, anche se non l'hai persa, perché sarai sempre vicino a te. Giorgio. Ma guarda, il dolore ha un effetto diverso a seconda delle persone. Per mia esperienza personale ho visto che in alcune persone il dolore amplifica la sensibilità e in altri la rallenta. Mi sembra che il caso di questo nostro amico che l'abbia un po' rallentata. Allora cerca di capire che prima di tutto non hai perso tuo figlio, che tuo figlio non è morto, ha lasciato il corpo, è passato in una delle tante dimensioni non visibili ad occhio nudo ma percepibili, perché il numero di persone che percepisce la realtà di mondi non visibili ad occhio nudo, sensoriali, è in aumento, cioè nel senso che le percepiscono tutti, però non ne parlavano, adesso se ne parla di più.
Quindi datti la possibilità di raggiungere un livello superiore di pace mentale, vedrai che rincontrerai tutto, perché come rincontri persone che hai già visto, senza illuderti, perché non voglio illudere, potresti anche rincontrare tuo figlio, non riconoscerlo come tuo figlio, ma come persona la cui energia ti attrae. Come uno spirito di luce che è accanto a te, accanto a tutti noi, a cui tutti noi mandiamo però poi grande amore. Siccome poi ci sono molti che chiedono il titolo del libro di Giorgio Cerquetti, La prossima vita, allora edizioni OM, La prossima vita, autore Giorgio Cerquetti, mi chiedono anche il mio email, giorgio@rtl.it, quello di Giorgio è? Gio.cerquetti@libero.it, noi rispondiamo a tutti. Buonasera, dice questo ascoltatore, sono Manuele, vi ascolto ogni domenica, faccio il camionista. Saluti a tutti i grandi camionisti che girano, andate in pace, tranquilli. Beh, dice, siete troppo interessanti, vi mando un mondo di energia positiva. Comunque mi chiedevo se ci sono delle entità invisibili che si mantengono tali e che non si rincarnano, certamente, quelli che sono andati avanti. Non è obbligatorio prendere un corpo, cioè la vita c'è, la vita c'è sia col corpo che senza il corpo. La vita è in tutte le dimensioni possibili e immaginabili. E adesso abbiamo un ascoltatore che ha un nome splendido, si chiama Angelo. Ciao Angelo. Sì, ciao, ciao, buona carissimo. Serata a tutti. Siamo qua, Angelo, che ci dici di bello? Faccio anche il camionista. Anche tu, allora. Tanti saluti a tutti i camionisti. Noi vi vogliamo bene, cari camionisti. Andate tranquilli per la vostra strada e cercate di durante quel tempo avete la possibilità, mentre guidate, di fare delle anche riflessioni con voi stessi molto importanti. Vai Angelo. Sì, specialmente di notte, quando siamo soli alla guida. Certo. Beh, mi è capitato a me, ad esempio, di stare nei posti che non sono mai andato per la prima volta, di essere già stato altre volte. E questo fenomeno, sai, si chiama déjà vu, già visto vuol dire. E ovviamente capita a tutti di andare in posti dove abbiamo la sensazione di esserci stati, quasi entrassimo in una memoria collettiva, noi andassimo a pescare in una grande intelligenza collettiva dove tutto è stato già visto da tutti. Ecco, questa è la cosa straordinaria e probabilmente è così. È che noi non lo sappiamo ancora, perché ancora la ricerca scientifica non è arrivata a capire, ma già molte intuizioni di tipo religioso, filosofico e anche di grandi psicanalisti o psicologi, Jung ad esempio, hanno prefigurato questa possibilità. Questo è importante, Angelo. Giorgio, vuoi aggiungere? No, guarda, volevo salutare Angelo e dirgli una scritta che ho visto su un camion, perché io viaggio spesso, c'era scritto: la vita è un viaggio, punto. Chi viaggia vive due volte. Cioè, nel senso che i camionisti hanno capito che la vita è un viaggio, che è movimento, è consapevolezza. Ecco, con la stessa facilità con cui noi passiamo dall'infanzia alla giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia, con la stessa facilità all'istante della morte lasciamo, scendiamo da un camion, saliamo un altro, scendiamo da una macchina, saliamo in un'altra, scendiamo da un veicolo e saliamo in un altro veicolo. E poi non c'è da spaventarsi, perché come è già avvenuto nel passato avverrà anche nel futuro. Assolutamente parole sante queste di Giorgio, quindi scendiamo, saliamo, facciamolo sempre in maniera armoniosa. Ad ascoltate questo, dice: un versetto preso da un libro, non troverai mai un senso nel tuo lavoro, nella tua relazione con Dio, a meno che tu non sia capace di fare una connessione tra quello che fai e quello che a Dio piacerebbe che tu facessi. E io aggiungerei che tutto ci è dovuto in questa vita, ma nulla ci è concesso senza la sua grazia. Vivificante sia la tua essenza, ieri e oggi e domani, ma all'infinito nel ritorno del puro. Leggetevi se potete questo SMS dedicato a tutti, bello, no? Io, guarda, quando uno mi dice che crede in Dio, gli chiedo: sei d'accordo sulla frase ama il prossimo tuo come te stesso? Se risponde di sì, allora sono d'accordo anch'io. Comunque bellissimo questo SMS, vedete, dei capolavori ci arrivano di nostri ascoltatori. Pensate a questo qui, che è un messaggio per tutti voi che ci state ascoltando. Esatto. Ed è bellissimo. Adesso sentiamo la voce di Eva. Ciao Eva. Ciao. Eccoci, ciao. Carissima Eva. È la prima volta che vi ascolto. Da dove? Guarda, sto chiamando dall'autostrada, non guido, non preoccupatevi, sta guidando mio marito. È stato un piacevole incontro via etere. Bene, bene, un incontro, complimenti. Splendido.
come si suol dire, cadete a fagiolo, sì. Perché questo, insomma, pochi minuti fa era l'ennesima volta che con mio marito discutevamo di una cosa che mi capita da sempre, ma che si è, come dire, rafforzata negli ultimi tempi, soprattutto andando a vivere da 3 anni nella nostra casa comune dove viviamo. Certo. Io costantemente sogno di fronteggiare degli spiriti, ora depuro di tanti dettagli perché non vorrei essere fraintesa, non sono una fanatica, niente di tutto questo. Li fronteggio e per poterne stare alla larga devo fare, come dire, nomi alti della nostra religione, dire no, io prendo le distanze, dico io appartengo alla schiera di Dio, eccetera, eccetera. Ma che cosa è? Perché io soffro tantissimo. Perché questi spiriti, Eva, scusa, si manifestano a te come cose che ti trasmettono paura, cose del genere? Ma tendenzialmente paura non ne ho, però sono parecchio agitato. Okay. Ecco. Ti rendono inquieta, ho capito, ti rendono inquieta. Giorgio Cerqueti, una risposta. Devi emettere tante onde di amore e compassione, perché sono o strascichi di vite precedenti, oppure c'è una parte di te che è in risonanza, un'altra parte dici che vuoi appartenere alle cose belle, a Dio, a stare con quelli di Dio. Con la luce. Con la luce, insomma, positività. E prova prima di dormire a visualizzare cose belle e tieniti nella stanza delle cose belle che se accendi la luce le vedi. Cioè, trattati bene, perché l'arredamento della casa, come anche il cibo, l'alimentazione, la musica, i suoni, i sapori, creano l'atmosfera, quindi tu puoi creare un'atmosfera positiva. Poi volevo ringraziarti in modo particolare perché stavo visualizzando camionista telefonato, tu hai telefonato, quindi ci sono persone sulla strada che ci stanno sentendo. Allora rispondo con un'antica massima indiana che diceva che siamo tutti sulla strada, nel senso buono, non in mezzo a una strada, siamo tutti sulla strada. E Tao, l'eterno Tao, in realtà la traduzione della parola Tao è la via. Siamo tutti nell'eterna via, però l'eterna via è quella che non si può nominare, perché mentre la nomini, certo, si svolge. Quindi più parliamo dell'eternità, certo, meno capiamo. Dobbiamo capirla l'eternità. Siamo tutti compagni di viaggio in questa splendida notte di primavera, in cui c'è stato un vortice splendido di testimonianza, di partecipazione a questa puntata dedicata alle nostre vite, ora, prima, dopo, tutto quello che c'è intorno a noi che ancora non vediamo con gli occhi fisici, ma sentiamo con gli occhi dell'intuizione, della spiritualità.